È sempre interessante parlare con Alejandro Agag in occasione delle gare di Formula E. In questa intervista che abbiamo fatto prima della gara, il venerdì, ci ha raccontato le prime gare del calendario dell'anno prossimo, che sono già più o meno definite, e ci ha raccontato anche alcune curiosità che sono successe dopo la gara dell'Argentina. Vediamo l'intervista con Alejandro Agag, il CEO della Formula E. Alejandro Agag, seguiamo tutte le gare di Formula E, adesso siamo intenzionati a sapere qualcosa riguardo il calendario della seconda stagione. Ci puoi dire qualcosa? Buongiorno. Buongiorno, sì, informalmente, perché non possiamo ovviamente dire niente sul calendario fino a quando lo presentiamo alla FIA, ma stiamo planeando di iniziare a ottobre per dare un po' più tempo ai costruttori per preparare le sue macchine per la seconda stagione, e poi sicuramente terremo le stesse gare di questo anno, meno forse uno o due che cambiamo per nuove destinazioni. Stiamo lavorando per finire il calendario, andiamo al World Council di giugno della FIA, lo presentiamo lì. Si è parlato anche di un solo set di gomme per tutto l'anno. Cosa c'è di vero su questo? Lo stiamo parlando con Michelin, forse non è per l'anno prossimo, vediamo, ma è una possibilità di farlo per il futuro. Va con la nostra filosofia, perché dobbiamo ridurre le emissioni. Se usiamo una gomma per tutto il campionato, si riduce anche l'uso di gomma e alla fine meno emissioni di carbono, eccetera, eccetera. È stato molto interessante quello che hai detto in conferenza stampa riguardo quello che ha detto il pubblico argentino dopo la gara. Lo puoi ripetere in italiano, per favore? Sì, è stata una grande soddisfazione in Argentina. Il pubblico argentino conosce molto le macchine, le gare, eccetera. E c'erano un po' di scherzi prima di arrivare su Formula E. Ma il titolare del principale giornale argentino il giorno dopo è stato: la gara ha vinto al silenzio, cioè una gara talmente bella, la gente parlava che queste macchine non fanno un rumore, invece è stata una gara che ha riuscito a cantare l'immaginazione di tutti i fans argentini. Grazie Alessandro. Grazie. Come potete immaginare, molto il materiale che è rimasto nel cassetto dopo questa gara di Long Beach. Noi teniamo molte interviste che vi offriremo nelle prossime puntate, per il momento dobbiamo chiudere perché il tempo è sempre tiranno. Noi vi ringraziamo per averci seguito e sarà alla prossima settimana, sempre in questa rete, in questo orario, quando, se tutto va come è previsto, faremo la puntata dagli studi di Electric Motor News. Noi ringraziamo ancora per averci seguito e sarà la settimana prossima, sempre in questa rete, a questo orario. Grazie, arrivederci.